Il fumo ha lambito la città di Napoli fino a questa mattina, totalmente devastato il campo nomadi che sorgeva tra Casalnuovo e Afragola, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino. Ben 150 gli abitanti del campo, tra cui numerose decine di bambini, che hanno dovuto abbandonare in fretta e furia l'abitato nelle ultime ore del pomeriggio di ieri, quando l'incendio è divampato nel campo. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Alcuni testimoni avrebbero affermato di aver visto un furgone bianco fermarsi nei pressi della zona, un uomo scendere e cospargere benzina nel terreno. Nel corso della serata si sono susseguite altre esplosioni, probabilmente provocate da bombole di gas presenti nelle varie abitazioni. La nube di fumo ha portato con sé numerose scorie di materiale plastico, il cui forte odore e il carico cancerogeno sono stati avvertiti a numerosi chilometri di distanza. Per alcune ore si è temuto che le fiamme arrivassero al vicino store dell'IKEA. Per domare le fiamme ci sono volute numerose squadre di vigili del fuoco provenienti anche da fuori provincia, che sono state coadiuvate da polizia, carabinieri e dalla polizia locale.